Ma il principale beneficio del Recovery Fund, il principale, poi c'è un altro, è che ci arrivano un mucchio di soldi a tassi di interesse bassissimi e una parte, circa 80 miliardi, arrivano a fondo perduto. Quindi è mai successo in Italia una cosa di questo genere. L'altro vantaggio è che dovendo spendere questi soldi per riceverli dobbiamo spendere bene, quindi c'è un incentivo anche a spenderli bene. Svantaggi? Niente, semplicemente che se non riusciamo a spenderli bene sprechiamo un'occasione. Oltre al Recovery Fund, ricordiamoci che la principale fonte di finanziamento dell'Italia adesso è la Banca Centrale Europea, che sta comprando una marea di titoli di Stato italiani. Quest'anno il deficit pubblico, cioè lo squilibrio tra la spesa pubblica e le entrate, cioè il buco che deve essere coperto, che sarà di circa 180 miliardi quest'anno, l'anno scorso era 30 miliardi, sarà coperto interamente dalla Banca Centrale Europea. Il prossimo anno più o meno lo stesso, in più ci saranno i soldi di recovery fund. In sostanza, non siamo mai trovati in una situazione in cui non abbiamo proprio un problema di liquidità. Il problema principale è non buttare via i soldi, non sprecarli e usarli per costruire una base per crescere quando i soldi saranno finiti. I trend in atto in questo momento ci chiamano a confrontarci sistematicamente, quotidianamente con dei cambiamenti continui. Quello dei cambiamenti climatici è ovviamente il più importante, quello più rilevante per noi perché impatta sulle nostre infrastrutture, ma impatta anche su quello che è l'esercizio fondamentale che dobbiamo realizzare, ovvero garantire la business continuity, la continuità nei nostri servizi. E questa continuità ovviamente è minacciata dalle situazioni, dagli shock fisici ai quali siamo e saremo anche in futuro sottoposti. Organizzarci in questo modo è proprio la strada verso la quale conseguire quel concetto di resilienza che io definisco reattiva di fronte agli shock, ma anche adattiva di fronte a quello che è il cambiamento continuo, che è una parte integrante del nostro modello di business futuro. Questo convegno è diventato ormai una tradizione, il nostro gruppo lo organizza da 11 anni, ci aiutino a individuare soluzioni, a individuare diciamo approfondimenti che possono essere realmente utilizzabili nel prossimo futuro per superare questa contingenza.